rasta rasta fare frossigan. Dalle parole stampate in un libro di carta alle parole musicate in un album online, si intitola Pele e Alma, il lavoro artistico nato dalla collaborazione fra un compositore italiano e una cantautrice brasiliana, entrambi alla ricerca dell'armonia. Musica per viaggiare dentro di sé, alla ricerca di ciò che ci collega a noi stessi, all'altro, alla natura, a una dimensione spirituale. Una musica che ci prende per mano, trasformandosi in canto, accompagnandoci verso una crescita personale. Pele e Alma è relativo a queste due identità, la pelle, la carne e l'anima. Quindi dal dualismo il concetto è quello che durante questo viaggio si recuperi una sorta di connessione, o meglio di una riconnessione, e quindi che dal dualismo si passi in qualche modo a una sorta di unificazione con se stessi e con l'ambiente circostante. Per un album basato sulla dualità, due gli autori e due le voci, una maschile e una femminile. Alessandro De Rosa, compositore, diplomato al Conservatorio dell'AIA, e Fantin To, cantautrice e performer brasiliana. Fantin sulla cresta dell'onda con la sua band Rouge, il gruppo femminile di maggior successo in Brasile, cambia strada, studia yoga e apre un centro all'AIA, dove l'abbiamo raggiunta via Skype. Perché io percepì che in puntos alto. Ho realizzato che pensavo solo a diventare più interessante e a come vendere ancora di più. L'unico obiettivo era la fama e la gloria. Per me è stato un percorso frustrante e doloroso perché non era mai abbastanza. È stata la causa della sconnessione dalla mia espressione autentica. Ho quindi iniziato questo cammino per essere più vera. Lo yoga per me è stato una cura. Prima della mia carriera nel pop già scrivevo canzoni spirituali. Questo percorso, più che una trasformazione, è stato un ritrovare la mia voce, un tornare a casa, a quello che realmente sono. Fantin, alla ricerca di un compositore per il suo progetto, contatta Alessandro, conosciuto durante gli studi all'AIA. La musica di Pele e Alma, insomma, è una musica molto piena di tanti strumenti, oscilla tra la world music, tra la new age, tra la musica del cinema anche di un certo tipo, e in questa musica galleggiano queste due identità. Pele, la voce maschile, insomma, che è più problematica alla ricerca. Poi invece c'è Alma, interpretata da Fantin, appunto, che è la natura, è qualcosa, un'entità superiore. Per me quest'album significa digerire quello che avevo imparato e condividere le mie conoscenze traducendole in musica, con la speranza che possa essere al servizio dell'umanità. La musica può quindi guarire? La musica, oltre ad essere linguaggio, grammatica, è anche frequenza, è anche induce a determinati stati emotivi. Quindi sì, noi crediamo che la musica possa dare una direzione. Nel progetto anche un libro illustrato che si lega alle tracce musicali con esercizi di rilassamento, respirazione e yoga. Un percorso per rimanere sani in un mondo malato. Oggi stiamo vivendo una situazione di follia al punto da arrivare a una guerra. È il risultato di un disagio provocato dalla mancanza di coscienza, dal non aver saputo alimentare i valori umani fondamentali. Per me nutrire la coscienza fa parte dell'igiene di base. Personalmente è igiene basica. Qual è l'obiettivo di Pele e Alma? Risvegliare la coscienza, vivere una vita consapevole. Vivere una vita consciente. Muchas gracias. Namaste. Namaste.